Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Benvenuti nella nuova sezione dedicata alla musica 8-bit o per molti 1-bit, retaggio di un passato tecnologico ormai scomparso, torna di moda quella voglia strana di vintage anche in campo elettronico. Devo necessariamente fare un piccolo preambolo ed introdurre la macchina di cui mi sto occupando in questi giorni. Per quanto mi riguarda, provengo dal mondo Sinclair, in particolare dallo ZX Spectrum, che da bambino riempiva le mie giornate, a volte anche le nottate. Lo ZX Spectrum, o per come lo chiamano affettuosamente gli anglosassoni lo Specky, è un computer creato dalla sapiente mente di Clive Sinclair nel 1982, con la volontà di portare un computer in tutte le case del mondo, e per farlo era necessario essere competitivi e soprattutto economici. Lo Spectrum fu quindi il primo computer a colori in grado di essere venduto su larga scala, già pronto per essere programmato, grazie al suo BASIC, per tutti i compiti di carattere scientifico ma anche soprattutto ludico. Proprio i videogames lo resero infatti lo zoccolo duro degli anni 80. Fu venduto in tutto il mondo per almeno 10 anni, con piccoli upgrades nel tempo. La prima versione aveva ben 16K di RAM, oggi lo spazio occupato da un MIDI file, espandibile fino a 48K. Proprio la RAM infatti era il maggior fattore di costo del periodo. Arrivarono poi le versioni a 128K, lo spazio occupato dalla SIM del telefono per renderci l'idea, con nuovi chip sonori, come vedremo, interfacce MIDI e tanto altro software. Circa 13.000 programmi sviluppati nel tempo. Ma la cosa ancora più interessante è che ci sono nuovi compositori che utilizzano questa macchina per creare nuove musiche grazie proprio al sistema che ancora è reperibile facilmente sul mercato. Come vi spiegavo all'inizio, mi occuperò principalmente dell'aspetto audio e musicale di questa macchina, ma prima di poterlo usare nell'era moderna è necessario fare qualche tune e mod per renderlo compatibile al 2018. Lo Spectrum, essendo stato pensato come un computer domestico, doveva necessariamente trovare un'interfaccia semplice e rapida da installare. La scelta migliore fu dotarlo di un modulatore RF in grado di interfacciarsi appunto con un normale televisore casalingo. Attraverso il modulatore sia il segnale video sia il segnale audio arrivano così velocemente al tubo catodico. Nonostante sia ancora felice possessore di un vecchio televisore Sony Trinitron, è veramente complesso trovare uno spazio adeguato all'installazione del tutto ed è oltremodo scomodo per poter spostare lo Spectrum anche in altri ambienti lavorativi. Esistono però diverse soluzioni in grado di interfacciarlo con i monitor LCD o addirittura i nuovi monitor e TV a LED attraverso un'interfaccia appositamente creata per il collegamento HDMI. Di questo ci occuperemo in un altro video dedicato alle schede prodotte dal mio amico Ben in Olanda e che ridanno speranza agli utilizzatori dello ZX Spectrum senza dover danneggiare la macchina. In questo momento vi mostrerò come è semplice invece modificare il modulatore RF per creare un'interfaccia composita ed interfacciarsi con alcuni monitor e dispositivi che hanno l'ingresso composito. Questo viene chiamato in gergo modifica easy, ossia adatta ad alcuni Spectrum, in particolar modo quelli della serie 3 in poi. Esistono altre accortezze e mod per altri modelli, ma li vedremo in altri video. Questa modifica va più che bene per la maggior parte di tutti quelli distribuiti dal 1983 in poi. Gli Spectrum invece 128K venivano già forniti di un'interfaccia video in uscita RGB. Per prima cosa assicuriamoci di avere un amico tecnico al nostro fianco, se non fossimo proprio in grado di maneggiare correttamente un saldatore e soprattutto di uno Spectrum funzionante. Oltremodo dovremo provvedere ad una diagnostica e riparazione sempre da parte di un tecnico esperto, soprattutto in questo campo. Il mio vecchio ZX infatti in questo caso aveva la membrana della tastiera danneggiata e l'ho sostituita con una nuova acquistata su eBay ed il regolatore di tensione danneggiato riparato dal mio tecnico Fabrizio Cocco. Una volta aperto lo ZX troviamo in alto a sinistra il modulatore. Apriamo il coperchio delicatamente facendo attenzione a non danneggiare i componenti vicino e soprattutto non strappando per evitare di danneggiare il fondo del PCB. Una volta aperto possiamo vedere, guardando a sinistra, il cavo di alimentazione che taglieremo
utilizzeremo per primo e che dà energia al circuito che invece tenderemo a bypassare. Il secondo cavo da tagliare e riconnettere direttamente al connettore RCA è invece il segnale video puro. Quindi sostanzialmente andremo a bypassare tutto il circuito facendo attenzione a non danneggiare la scheda dello Spectrum. Dissaldiamo la resistenza che è collegata al connettore utilizzando un succhiastagno per rimuovere la parte di stagno superflua. Dopodiché sfiliamo il piccolo cavo che è ancora all'interno, giriamo il PCB e dissaldiamo l'ultima parte del cavo, sempre attraverso un saldatore ed un succhiastagno. La parte rimanente cadrà dal PCB, come vediamo. Gettiamo via i residui e prepariamoci a saldare direttamente un nuovo cavo appositamente preparato che vada dal connettore direttamente all'ingresso uscita video puro che sta sul PCB. Tiriamolo un pochino con le pinze e appoggiamolo bene sul connettore. Dopodiché saremo pronti a saldarlo nel migliore dei modi. Facciamo sempre attenzione che nessuna parte dello stagno cada all'interno del PCB per creare dei falsi contatti. Siamo pronti ora per saldare il nostro nuovo cavo sul connettore. Dopodiché dovremo scegliere una distanza adatta per tagliare il cavo e reinserirlo all'interno del PCB. In questo momento sto cercando ad occhio una distanza ottimale. Tagliamo il cavo, lo sfiliamo e lo inseriamo nel punto dove abbiamo già tolto il cavo precedentemente. Giriamolo con le pinze ed inseriamolo nel foro dedicato all'uscita video. Giriamo il PCB e saldiamolo nuovamente. Assicuriamoci che il cavo non si muova troppo e che non venga ovviamente colpito poi dal pannello quando verrà reinserito sopra. Una volta terminato, rimettiamo il coperchio al modulatore e richiudiamo lo Spectrum, facendo estrema attenzione ai connettori della membrana della tastiera. Colleghiamo un cavo video composito dal modulatore al nostro monitor. In questo caso ho utilizzato un vecchio Apple Studio Display da 15 pollici che usavo con il Mac Pro G3 nel 1998. Ma esistono tantissimi monitor LCD con ingresso composito, basta cercare su Amazon o su eBay. Lo Spectrum si accende ed è pronto per essere utilizzato dopo circa 35 anni. Nei prossimi video vedremo come collegare le interfacce MIDI, sintetizzatori e software audio che furono dedicati a questa macchina e iniziare a creare la vera musica elettronica degli anni 80. Spero che questa lezione vi sia stata utile, continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!